Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di alcuni strumenti che utilizzo io stessa, gratuiti e che possono essere utili per il vostro business online. Possono essere usati quindi nella loro forma base gratuita ed eventualmente poi è anche prevista una forma pro dove ovviamente si possono fare molte più cose. In ogni caso vedremo come in alcuni di essi già la forma gratuita ci dà la possibilità di fare tante cose, perlomeno quando siamo agli inizi. Poi ovviamente man mano che sviluppiamo la nostra attività online, possiamo decidere eventualmente quali di questi utilizziamo di più e per quale vale la pena eventualmente affrontare un abbonamento pro. Ok, adesso andiamo a vedere il primo strumento che vi suggerisco. Come sempre, vi invito poi, se il video vi è piaciuto, a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale per non perdervi ulteriori video che possono interessarvi e a condividere i video con altre persone a cui potrebbero interessare o essere utili. Così aiutate a far crescere il canale e permettete a me di continuare a proseguire a fornirvi sempre contenuti gratuiti. Adesso iniziamo. Il primo strumento che voglio proporvi è Canva. Canva è uno strumento di grafica e diciamo può essere utilizzato sia in forma gratuita sia con un abbonamento pro. Io l'utilizzo tantissimo, per cui alla fine ho optato per un abbonamento pro perché mi dà molto di più. Però già con la forma base, infatti io all'inizio ho usato praticamente prevalentemente la formula gratuita. Già con la formula gratuita è possibile fare tantissime cose. Poi man mano che sviluppate la vostra attività, è ovvio che se lo utilizzate tanto, Canva Pro vi permette di avere più cose e di differenziarvi un po' dagli altri, ecco, che utilizzano ovviamente magari di più la parte gratuita. Canva è veramente anche molto intuitivo. Io poi mi sono specializzata su Canva, poi in ogni caso mi occupo proprio anche di fare dei corsi, visto che col tempo mi sono specializzata sempre di più. In ogni caso è possibile fare tantissime cose. Infatti adesso la mia vuole essere una carrellata abbastanza veloce. E comunque poi potete approfondirlo voi con calma, e sotto il video vi lascio come sempre anche il link per creare direttamente il vostro account gratuito. Allora, in alto, come vedete, avete crea un progetto e vedete vi propone tantissime cose, perché è possibile fare delle presentazioni, dei video, le copertine per Facebook, post per Facebook, per YouTube, creare proprio dei post per Instagram, delle storie, perché vi dà già comunque le misure esatte da inserire all'interno dei vari social. Se io per esempio in alto qui scrivo Facebook, vedete, mi dà tutto quello che comprende per la parte di Facebook, cioè le inserzioni perfino nello shop, nell'app, e lo stesso per Instagram, perché poi comunque sappiamo che in ogni caso le dimensioni utilizzate sono diverse. Vedete, qui mi dà varie cose, mi dà poi la possibilità anche di creare i loghi. Poi se io metto YouTube, per esempio, vedete, mi dà un sacco di cose, dalla grafica al logo per il canale YouTube, all'anteprime, eccetera. Sotto poi potete scegliere anche se volete fare qualcosa di personalizzato, per cui cliccando qui, vedete, vi dà le dimensioni e se in pixel, in pollici, in millimetri o centimetri, a seconda del progetto che andate a caricare. Altrimenti, cliccando anche qui in alto dove ci sono queste icone, per esempio se io mi metto su social media e clicco, vedete, mi dà tutto quello che riguarda i post sui social media. Qui mi dà tutto quello che comprende Instagram, tutto quello che comprende Facebook. In alto poi si possono creare, vedete, anche dei video. Vi dà già le basi, poi voi potete, è possibile praticamente sostituire le foto
che si vogliono, oppure sceglierle all'interno di Canva stesse. Ci sono delle foto poi gratuite che potete utilizzare gratuitamente, poi ci sono le foto pro che sono quelle per l'account pro, e quindi o al massimo se vi servono o se vi serve un'unica foto specifica per quel determinato progetto, potete scaricarla pagandola, pagando praticamente il progetto una piccola cifra. È possibile anche realizzare delle slide, per esempio se io metto qua slide, vedete, mi dà presentazione per già la dimensione corretta. E anche in questo caso poi mi dà vari template, perché se io per esempio scelgo proprio presentazione, vi faccio vedere molto velocemente. Ok, c'è la connessione un po' lenta, adesso arriva. Ok, vedete, mi dà praticamente una serie di template, poi alcuni sono gratuiti, alcuni, ripeto, sono a pagamento, però magari già nel gratuito potete trovare qualcosa che può fare al caso vostro, perché sono veramente molti. Qui vi dà il numero delle pagine di cui sono composti, per esempio queste sono 27 pagine, ce ne sono da 7 pagine, ce ne sono da varie pagine, poi potete anche non utilizzarle tutte, inserite quelle che vi interessano. Vedete, questi che hanno questa coroncina qua sono quelli pro. Adesso per me è bianco qua, perché ho comunque un account pro, nel caso abbiate un account gratuito vi si presenta del colore giallo. Perfetto, questa era una carrellata molto veloce, al massimo farò un video un po' più specifico, introduttivo, per farvi vedere un po' di elementi fondamentali di Canva, ecco, non si tratterà poi comunque di un vero e proprio corso, e se avete bisogno di maggiori informazioni comunque potete contattarmi. Perfetto, adesso passiamo al prossimo strumento gratuito. Parlando di Canva, mi collego e introduco Pixabay. Pixabay è praticamente una piattaforma dove possiamo trovare un'infinità di immagini, video, effetti, immagini vettoriali che possono essere usati gratuitamente all'interno dei nostri progetti. Allora, è sempre bene comunque leggere attentamente le licenze, anche in questo caso, sia per Canva che per Pixabay, su cosa possiamo fare o non fare con le immagini. Perché ci sono molte foto comunque che sono libere dai diritti d'autore, però è sempre bene leggere le licenze e tutto quanto prima di incorrere magari in sanzioni. Comunque in alto avete per esempio appunto il discorso delle foto, per esempio non so se mettiamo paesaggi. Ecco qui, come vedete, mi dà una serie di immagini che io posso utilizzare, poi posso anche modificare. È sempre bene dare una modifica per essere più sicuri, onestamente, però potete leggere, ripeto, per ogni foto che andate a scaricare, quali sono gli utilizzi che potete fare. Per esempio, se io clicco questa, dove c'è il download, vedete, vi dà download gratuito, ma sotto c'è proprio la licenza. E quindi andate a leggervi qui e siete sicuri di quello che potete fare o non potete fare. Poi ci sono delle immagini, per esempio come queste qua, commerciali, che pagate. Queste sono a pagamento. In questo caso vi faccio vedere la differenza. Proponiamo di prendere questa, per esempio. Se non volete fare l'abbonamento, pagate per questa immagine 9 euro. Sotto praticamente vi dà quello che comprende la licenza, licenza standard, e vi andate a leggere cosa potete fare, quindi licenza estesa. In questo caso pagate qualcosa in più, credo. Qui sotto poi avete la possibilità di consultare i piani e i prezzi. Comunque, senza la necessità o senza il bisogno di pagare, avete già qui una serie di immagini che potete utilizzare. Qui potete scegliere l'orientamento, come vedete, se orizzontale, verticale. Questo per quanto riguarda le immagini. Poi abbiamo le immagini vettoriali, i vectors. E sono questi. Se io cerco paesaggi,
Eccolo qui. Sopra, come vedete, avete sempre il discorso di quelle a pagamento, sotto quelle gratuite. Quindi è molto semplice da usare e può anche fornire delle idee per realizzare video, post, storie sui social, eccetera. Anche per questo vi lascio sotto il video il link, così da poter andarci direttamente. Adesso passiamo al terzo strumento gratuito. Un altro strumento utile e gratuito è Convertio, convertio.com. Comunque anche per questo vi lascio sotto poi al video il link. È un convertitore di file. Serve per convertire i file online. Non dovete scaricare nulla praticamente, non è un programma che va scaricato sul vostro PC, scaricate solo il file nel momento in cui viene convertito. Allora, se entriamo, vi faccio vedere un po', è semplicissimo da utilizzare, potete convertire PDF, potete convertire immagini. Qui vedete in alto dove c'è Converti, vi fa vedere che è convertitore audio, convertitore video, di immagine, di documenti. Praticamente da qui scegliete il file che volete convertire. Allora vi faccio vedere, magari scelgo un file, poi vi faccio vedere come si fa a convertirlo. Allora, io adesso ho preso per esempio un'immagine in formato PNG che era presente nel mio PC. Allora, qui, se poi venite qui, vedete, vi dà la possibilità di convertire questa immagine in tutte queste forme. Allora, poniamo che voglio trasformarla in un file JPG. Allora basta che clicco qui, poi faccio converti e me lo converte. E poi non dovete fare altro che scaricarla. Così vedete dal caricamento. Ok, quando vi dice terminato, finito, e qua potete scaricarlo. I prezzi si vedono qui in alto. Sono 9, sì, 10 dollari al mese per 500 MB di file e 25 conversioni simultanee. Oppure 15 dollari, che dicono, vabbè, più quello più utilizzato, se no 26 dollari. Tutto dipende dalle vostre necessità. Per le necessità che ho io, per esempio, lo utilizzo in forma gratuita, come vi ho detto. Ecco, poi questi file praticamente, vedete, nella forma gratuita vengono memorizzati per 24 ore. Per cancellarlo vi mettete sui miei file e fate così. Bene, passiamo al prossimo strumento. Allora, l'altro tool che voglio presentarvi è I Love PDF. È uno strumento specifico per i file in PDF, anche questo è online, non è necessario scaricare nulla se non quando convertite il vostro file o unificate i PDF, per esempio. Adesso vi faccio vedere comunque anche questo. Allora, è ilovepdf.com. Eccolo qua. Allora, ve lo dice già qua, praticamente potete unire PDF, dividere PDF, comprimerli, convertire Office in PDF, immagini in PDF e viceversa. Qui sotto avete tutte le possibilità. Come vedete, potete trasformare anche un PDF in PowerPoint oppure il contrario, praticamente un PDF in Excel scusate, il PowerPoint in PDF o il Word in PDF o l'Excel in PDF, eccetera. Qui li potete unire, quindi se avete due PDF potete unificarli, molto semplice perché anche qua basta che cliccate, poi vi dice cosa dovete fare, selezionate il file, poi vi chiede di selezionare il secondo file o il terzo file, secondo di quanti ne avete, e poi potete lanciare l'unificazione. Andiamo in giù, vediamo, c'è molto altro, eh. Anche qui potete eventualmente convertire il file in immagini, quindi in un file JPG o il file JPG in PDF. Qui
cui ve lo fa sbloccare, eccetera. Ecco, questo che è quello nuovo è la firma PDF, cioè una firma digitale su qualsiasi certificato. Lo trovo uno strumento molto interessante, anche questo, e nella sua forma gratuita permette già di fare tante cose. Anche perché poi costa poco, perché allora se guardiamo sui prezzi qui a destra in alto, allora funzionalità gratuite vi fa vedere quello che già potete fare e poi nelle premium vedete 4 euro al mese. Anche per il disco vi permette anche il discorso della firma digitale che abbiamo visto prima. È prevista anche comunque un'assistenza. C'è eventualmente un piano business per chi avesse bisogno qualcosa di più e va contattato servizio clienti però. Ok, proseguiamo. Quindi adesso vi introduco un altro tool che si chiama bit.ly.com. Questo serve per accorciare gli URL. Ed è molto semplice. Adesso entriamo e vi faccio vedere. Questo potete utilizzarlo se per esempio, non lo so, lavorate anche in affiliazione per non inserire dei link troppo lunghi che possono essere di Amazon o altre piattaforme di affiliazione che utilizzate. Questo permette di camuffare l'URL e anche di accorciarlo. In alto poi trovate sempre i prezzi. Dunque, praticamente vi faccio vedere utilizzandolo in maniera gratuita, dovete mettere il vostro link qui e poi cliccare su Shorten e vi darà il link accorciato. Io qui avevo praticamente accorciato un link per farvi vedere, mi ha dato questo, poi se faccio copy posso copiarlo. O sotto un video o se faccio email marketing all'interno delle mail, eccetera. I prezzi, come dicevo, li trovate in alto, io che vi dà la proposta free e poi da 29 euro al mese, 200 e poi anche qui se avete bisogno di qualcosa in più è necessario chiedere un preventivo. Diciamo per l'utilizzo business. Poi, come dicevo, già nel piano gratuito è già interessante quello che forniscono. Poi abbiamo plrdatabase.net. Io ne ho già parlato in un video specifico. E anche questo è uno strumento che può essere utilizzato in maniera gratuita. Soprattutto vi fornisce molti spunti, può fornire molti spunti per quanto riguarda gli articoli da inserire nel vostro blog, per esempio, o post da inserire su Facebook o su Instagram. Oltretutto vi può fornire anche dei contenuti gratuiti da poter dare ai vostri clienti, in modo da coltivare i vostri contatti sempre con contenuti anche nuovi e di valore. Potete utilizzarlo poi eventualmente nelle landing page, nella opt-in page per la raccolta dei contatti. Per chi non vi conosce, per gli utenti che non vi conoscono e approdano sulla vostra opt-in page, potete fornire da video a ebook, ad articoli in maniera gratuita in modo da ottenere in cambio il contatto. Allora, se entriamo un attimo molto velocemente, perché poi ripeto, ho fatto proprio un video specificatamente, però mi sembrava doveroso comunque menzionarlo ancora all'interno di quelli che sono i tool gratuiti che possono essere utili per un business online. Allora, qui ce ne sono veramente tanti di prodotti e in svariate nicchie. Poi alcuni sono gratuiti e altri sono a pagamento. Basta eventualmente anche iscriversi per un mese, scaricare tutto quello che ci serve o vi serve per il vostro business e utilizzarlo tranquillamente nel tempo.
I prezzi anche qui, dunque, qua li trovate sotto, mi pare, in fondo, infatti ecco qua, pricing, vi dà l'abbonamento mensile e abbiamo un premium, premium più e premium 2 più. Potete poi valutarli, leggere voi sulla base di quello che vi interessa. Già col premium per un mese, 10 dollari, potete già scaricare parecchie cose interessanti. Poi guardate sempre la licenza, anche in questo caso, per esempio, adesso tornando su, per esempio, prendendo questo per il fitness e per la forma fisica, qui avete le licenze. Ok? Poi ve l'ho spiegato bene comunque all'interno del video tutorial che ho fatto proprio specifico su PLR database, ve lo dico in italiano. Comunque ci sono veramente tante nicchie, andiamo dai video all'ebook, poi all'interno ecco ci sono anche le landing page perché comunque sono prodotti che possono anche essere rivenduti col proprio marchio. Comunque se siete interessati anche per questo, per la rivendita e tutto, ripeto, andate a vedervi il video che ho fatto proprio specifico sui PLR e sulla possibilità di utilizzarli come un vero e proprio business. Infine voglio presentarvi un altro tool utilissimo per chi ha un canale YouTube. Forse tutti non lo conoscono e non lo utilizzano, ma è molto importante ai fini SEO. In buona sostanza è un'estensione di Google e aiuta ad applicare le tecniche SEO per far sì, di aumentare la visibilità dei vostri video. Permette anche di analizzare, le parole chiave utilizzate dai vostri competitor nei loro video. Indica anche i volumi di ricerca per le varie keyword, così da riuscire a posizionare i vostri video su YouTube fra i primi. Dunque, da installare è molto semplice perché è proprio un'estensione. Basta andare su Google, adesso vi faccio vedere. Allora, cercate Google Extension. Andate su Chrome Web Store e cercate dunque IQ, eccolo qua, VDIC for Chrome, questo è questo qui. Allora cliccate sopra. Io l'ho già aggiunta come estensione, quindi qua mi dice rimuovi, a voi metterà aggiungervi. È molto semplice. Così l'avete aggiunta e lavorerà poi nel modo che vi vado a mostrare adesso prendendo un video a caso su YouTube. Allora, adesso qui ho preso per esempio un video musicale, un video di parecchi anni fa, dei miei tempi, e mi è da piangere a pensarci, comunque ero molto molto giovane. Bene, scendendo, vediamo che mi presenta appunto il punteggio SEO. È un punteggio basso, voi dovete fare riferimento sempre al 100 che vi danno, non dico di arrivare 100 su 100, ma in buona sostanza in questo caso se aveste un punteggio del genere dovete cercare di alzarlo con tutti i suggerimenti poi che vi dà questa estensione. Sotto, oltretutto, a parte che vi dà appunto le visualizzazioni totali, visualizzazioni medie per giorno del canale, provenienza del canale, il numero di iscritti, iscrizioni medie al giorno, eccetera, una visione generale. Poi sotto ci sono proprio i tag, cioè le parole chiave del video. Voi potete, attraverso questa estensione, visualizzare le parole chiave utilizzate dai vostri competitor nei loro video. Diciamo che mi riservo e voglio fare un video un po' più approfondito su questo strumento perché secondo me ne vale la pena, ecco, soprattutto per chi ha un canale YouTube e non lo conosce ancora, questo strumento. Bene, questa era una carrellata veloce su tutti gli strumenti gratuiti che possono ut essere utilizzati anche nella versione gratuita e che possono esservi utili per il vostro business online. Vi ricordo che tutti i link li trovate qua sotto, se il video vi è stato utile vi invito a mettermi un mi piace e a condividerlo con altre persone a cui può tornare utile. Iscrivetevi al canale in modo da non perdere i prossimi video
Io vi ringrazio di avermi seguito fin qua e sul sottofondo della musica dei Double vi saluto.